Chiediamoci ora qual è la gittata, cioè il punto d'atterraggio del sasso. Come abbiamo già detto in precedenza, la proprietà fisica del punto C è di avere la quota uguale a 0, cioè di essere a terra. La sua yc è 0. Quindi dovremo imporre questa condizione, yc uguale a 0. Ricordiamo le quattro formule. La nostra incognita invece è la x, cioè è la x di questo punto C, è questa distanza, la gittata. Però io non posso trovare questa x se non conosco il tempo. Questa è la formula della x, la gittata. Attenzione che però il tempo non è tb, ma è tc. Ecco perché è importante mettere sempre la lettera. Adesso io sto lavorando in un altro punto rispetto a prima. Prima lavoravo nel punto B, adesso sto applicando le quattro formule nel punto C. Quindi se io non scrivo che questa è ora è tc, posso commettere l'errore di pensare che l'istante di tempo è 1,17 secondi, cioè tb. Invece no, perché 1,17 secondi è l'istante di tempo in cui il sasso arriva alla massima altezza, ma non è l'istante di tempo in cui il sasso arriva in C. Perciò è importante distinguere e scrivere la lettera C. Perciò io devo trovare la gittata xc, ma mi manca il tempo tc. Non posso neanche raddoppiare 1,17 secondi, perché il sasso non è partito da quota da terra, è partito da una quota già di 4 metri. Quindi se io raddoppio 1,17 secondi, ottengo l'istante in cui l'oggetto è a 4 metri d'altezza da quest'altra parte, cioè il simmetrico di questo punto. Qui arriva a 1,17 secondi, nel punto C ci arriva dopo, cioè qui arriva dopo 1,17 secondi per 2. Invece nel punto C arriva successivamente. Perciò prima devo trovare questo istante TC, poi lo andrò a sostituire qui e troverò in questo modo la gittata. L'istante di tempo in cui arriva il sasso in C, quindi TC, lo trovo imponendo la condizione che abbiamo detto prima, cioè che il punto C si trova ad altezza nulla, yc uguale a 0. Quindi devo utilizzare la formula della y e imporre che yc sia 0. Si tratta di un'equazione di secondo grado nell'incognita TC. Un'equazione completa che con semplici calcoli può essere riscritta in questo modo. Questo è il coefficiente del termine di secondo grado, poi il coefficiente del termine di primo grado e il termine noto. Questa equazione di secondo grado completa va risolta con la solita formula con il discriminante e si trovano due tempi, quindi due soluzioni, TC1 e TC2. Questi risultati si trovano mettendoci dentro i valori dei coefficienti che sono G, lo sappiamo, 9,8 m al secondo quadrato, meno 2V0Y sarebbe, meno 2V0Y era 11,5 m al secondo. Invece meno 2HA sarebbe meno 2 volte per 4 metri. Diamo adesso un significato fisico intuitivo alle due soluzioni trovate, perché potrebbe sembrare che il sasso tocca terra una volta sola, ma in realtà ci vengono due soluzioni di cui una è negativa, meno 0,31 secondi, perché dal punto di vista matematico è come se il sasso si trovasse a terra anche in un altro momento, non solo a 2,65 secondi che è il tempo che ci vuole dal momento della partenza fino ad arrivare a terra di qua, ma è come se il sasso fosse a terra anche in precedenza, prima di 0 secondi. Ricordiamo che t uguale a 0 è il momento della partenza da qua, dal tetto della casa. Meno 0,31 secondi è un tempo antecedente, quindi precedente a questo momento. Quindi è come se il sasso si trovasse a terra anche prima di 0 secondi, a meno 0,31 secondi. Infatti anche questo punto D soddisfa la condizione che la y era 0, quindi non è soltanto la C, ma anche il punto D soddisfa y uguale a 0, e quindi la matematica trova queste due soluzioni, cioè due momenti in cui il sasso si trova a terra, prima di 0 secondi, meno 0,31, e 2,65 secondi. Naturalmente quello che serve a noi è il secondo tempo, quindi è 2,65 secondi, notiamo anche che è più del doppio di 1,17 secondi. Prima abbiamo detto che 1,17 secondi per andare da qui a qui, 1,17 secondi ancora, quindi per 2 per arrivare qua, a 4 metri di altezza, però ci vuole più tempo ancora per arrivare in C. Infatti 2,65 secondi è più del doppio di 1,17 secondi.
Comunque, ora che abbiamo trovato l'istante di tempo tc che serve a noi, lo andiamo a sostituire nella formula della gittata, lo andiamo a sostituire qui, e il risultato è 43,4 metri. Quindi questa è la gittata, la posizione di C, a partire da questo punto, cioè da 0 metri. La gittata è stata di 43,4 metri.